Ragazzi, oggi in questo video in pratica giocheremo a un retro game. In pratica game, questo qua è un Nintendo, uno dei primi Nintendo delle versioni. In pratica questi sarebbero gli antenati in pratica del Nintendo 3DS della Wii, no? Perché questo Nintendo, vedete, questo qua è tipo un. Dai, sembra assomiglia tipo una PlayStation, no? E questo Nintendo è uscito negli anni 80, no? A metà degli anni 80. Vedete qua, funziona con delle cassette. Si inserisce il gioco, per esempio Super Mario 2. Oppure ci sono degli altri, aspetta, penso che questo sia stato integrato proprio al videogioco. Vedete, qua c'è Mario Bros. 1, poi qua c'è Duck Hunt che ci vuole la pistola, ma non è che è un po' più belli sono Mario Bros. Mario Bros. 2, e poi ce n'è un altro che è Solstice, questo qua che è molto è difficile da completare, no? E allora direi che posso iniziare a farvi vedere, vi faccio vedere il gioco. Allora, prima di tutto cominciamo magari da Mario Bros. 1, no? Inserisco la cassetta. Qua ne ha due questa cassetta, no? Si inserisce così, quindi c'è una ROM, mi sembra. Poi si tira giù questo, una ROM, quindi tipo le schede SD, le SD card, proprio l'antenato, erano dei sistemi tipo le RAM, ma servono per salvare i programmi. E perché poi infine qua dentro c'è un programma su questa ROM, però erano questi. Cioè, poi ce ne sono molti altri di giochi, magari su eBay dovreste trovare a tanti di gente che magari li vende, no? Comunque, e poi viene salvato su questa scheda, su questa cassetta, lo chiamano cassetta, con all'interno un circuito stampato che con sopra tutti i circuiti integrati che hanno le memorie, no? Delle memorie, no? Vabbè, non vi sto a spiegare tutto in dettaglio. Qui qua abbiamo, qua dietro c'è un alimentatore, qua si alimenta da un alimentatore 9 volte quanto a 9 volt alternati, vedete qua. Aspetta, vabbè, non vi posso far vedere l'alimentatore. Vabbè, non è una cosa interessante. Poi qua ci sono, qua è RCA, ora RCA, qua ci sono mono, anche se ho attaccato quello rosso, ma vabbè, è la stessa cosa, E comunque direi che possiamo iniziare. Allora, si clicca, ci sono questi due tasti, c'è questo dell'accensione, del accesa, e poi schiamo il tasto reset per far partire. Poi c'è il joystick, adesso ne ho messo solo uno, vedete? E ci sono i tastini. Allora, qua c'è joystick, sì, con i tastini, no? Allora, c'è Super Mario Bros, poi ricominciando Super Mario Bros. Aumento solo il volume, aspettate. Ecco. Aspettate, no, play, start, ecco, start, world 1, mondo 1, io sono. E poi qua si azzeravano ogni volta. Secondo me, aspettate, no. Ecco, bisognava saltare, aspettate, io sono un nabbo, vedete, guarda, mi hanno già preso. Aspettate, devo ricominciare. Sono scarsissimo. Vedete anche l'immagine in grafica raster. Vedete, qua bisogna saltare. Bravo, vabbè. Aspettate, ricomincio. Aspetta, faccio fare a mio fratello che è più bravo di me. Salta, dai. Ecco. Poi ci bisogna prendere i funghi se si vuole per le monete. Aspetta, faccio un po' io. Ecco. Faccio start. Start, dai. Ecco, poi ci sono tantissimi mondi, no? Un gioco veramente vasto. Apri, saltare, ecco, bravo, ti ho preso. Aspettate, ecco. Ehi, ecco, moneta. Prendi la Esiste moneta. ancora oggi, a quello lì Funko che dà la vita. Ecco, una vita in più. Esiste ancora oggi, ma la versione new è un po' diversa, È diverso perché adesso si usa il tridimensionale, non si usa più la grafica raster con pixel art, no?
volendo si potrebbe anche fare la graphic raster con ho perso una vita con sono saltato, vabbè, sono sempre sono rimasto al mondo 1. Adesso vabbè, vi faccio ancora vedere un altro, qui dopo vabbè faccio ancora vedere una partita. Sono caduti bene. Vabbè, ve ne metto una nuova. Ah, ce n'è ancora una volta, aspettate, perché qua si può ripetere, si ripeteva quando arrivava a un certo punto, si ripeteva. Ecco, game over. Metto, adesso vi metto, a quello lì del 2 di più, io. Prima metto Super Mario Bros. 2 che è più interessante, più bello, anche uno dei più belli che ho. Fuori si tira la cassetta così, con uno spottolo si tira giù, c'è un ponticello, si viene giù. Ci mettiamo il Super Mario Bros. 2, lo messo, si inserisce così, schiaccia bene, così sono tutte le cassette, ai suoi tempi erano, reset, erano molto care queste cassette. E allora, adesso non vi sto parlando delle cassette, ve ne parlo dopo. Allora, ci sono vari personaggi, ci sono più personaggi, non c'è solo... No, di là c'era anche forse Luigi, però la principessa non c'era. Però io vi consiglio la principessa perché in questo caso è la più forte. Perché riesce a volare e è riuscita a fare dei salti più alti, no? Quindi adesso vi metto la principessa. Alcune volte è uscita anche... Va meglio, in questo caso va meglio. Qui si schiaccia terra, qua non si schiaccia estate. Adesso si comincia, si scende giù di qua, questa discesa, si scende giù di qua, adesso se, ecco no, perché non, vedete che è scuola, si poi c'è questa porta, per aprire la porta si fa con questa freccetta qua, ecco, su, ecco adesso siamo in un altro mondo, prendiamo la rapa, non l'ha presa, ecco bene, ha già perso una vita. Vedete come volo, cioè così posso è più comodo, no? Meglio il momento che faccio. Qua ci si può arrampicare. Niente, adesso devo ricominciare da capo, aspettate. Adesso qua c'è una parte, vedete che qua vi lascio fuori fare un po' di volte per far ripartire da qua, non vi resetto tutto. Qui ci sono un sacco di mondi ed è uno dei più belli, secondo me è il più, uno dei più, di quelli che ho è il più bello, è veramente fatto bene. Allora, ecco, se arriva quella cascata poi si può andare avanti in un altro mondo, aspettate, ve la faccio vedere. Poi adesso, mi ho già perso una vita. E adesso trovo una rapa, la lancio. Ah, ecco, solo una presa. Qui ci si può arrampicare. No, aspettate, ricomincio un attimo. Volevo mandare fino al secondo mondo, ci andrò un attimo, aspettate. Oh, 2 in 1. Prendo la rapa, no, faccio una vita, bravo. Allora lancio qua, shot, salto, prendiamo sta rapa perché ci può servire qua. No, aspettate, sarà un video lungo. Vai, fino al secondo. Thank you.
Aspettate, faccio una nuova porta. Un nuovo portale. Sono ancora poco pratico. Ricominciare da capo, mi dispiace. Ah, ecco. Andiamo, scendiamo giù. No. Qua. Ecco, poi facciamo, passiamo dall'altra parte. Ah, no, era, no, era questo tasto qua già. Okay. No. Faccio una vita, saliamo di qui, voglio fare un nuovo e vedete, e beh ragazzi, adesso vi faccio vedere Solstice qui alla fine, l'ultima partita che sarà la più importante. Reset di questa, l'ultima partita, no? E dopo e vi farò vedere meglio. Lo tiriamo fuori. E vi farò vedere ancora, vi faccio vedere Solstice, il più difficile di tutti, eh? È veramente difficile, infatti sono tipo 100, perché in pratica è un labirinto, dovete, e bisogna salvare la principessa d'onore, vedete? Vabbè, poi vi spiego qua, vi fa vedere. Nintendo. La musica è molto, vedete, un labirinto, così dovete, ci sono tantissime stanze, non c'è nessuna mappa, non ci si orienta per niente, comunque ci c'è una stanza collegata all'altra, e quando si sblocca tutte le stanze non c'è un tempo, perché sennò cosa, ecco, quello lì sono riuscito a farlo, per esempio. Una volta che si blocca tutte le stanze, che saranno tipo 300, cosa veramente difficile, dovete bloccare tutte le stanze, sì, poi c'è un, bisogna combattere tra maghi, o bisogna liberare, no, bisogna liberare la regina, la principessa, e poi completi il gioco, no? Che poi no, rimane salvato, quindi ogni volta lo ripeterà, bisognerà ripetere, per quello che questi giochi non se ne ha salvato come nei giochi di adesso. Vabbè, nei giochi di adesso che ogni partita è salvata, vedete, tutto resettato, che non deve staccare, vabbè, cominciamo, no? Saltiamo, ecco, si incomincia da qua. Qua potete scegliere diverse strade, io per esempio questo, no? Cos'è? Ah, ecco, questo l'ho fatto prima, è abbastanza complicato, aspettate. Ebbene, sono caduto, però ci avete delle vite. Vedete che sono salvato. E io sono già caduto. Aspettate. Questo qua tutto non taglia nessuna parte, non vuoi far vedere bene. Ecco, sono salito sul dischetto volante. No! Mamma mia, che sfortuna! Aspettate il dischetto. Sono sul punto di... Ah, ecco, sono salito sul dischetto. Ah, già vedo che bisogna saltare. Dimenticavo. Ah, ecco, aspettate. Sono andato in un'altra stanza, qua ci sono i goblin. Aspettate. Ah,
sono in questa stanza qua, vuota. E qui qua aspettate qua, qualcuno non riesco, non sono dopo, ho visto, sono già entrato una volta a volta, ma è impossibile entrare. E andiamo di qua. Beh, questo qua è abbastanza semplice, posso schivarli. Qua si passa di qua. Qui devo portare dove c'era quel. C'era una cosa da ingegnarsi, aspettate. Saltiamo, ecco. Ecco, per esempio. Quello che si voglia. Non si faceva già qua. No, è ragionata strada, vedete che bisogna ricordarci tutti i percorsi. Ecco questo qua che devo far vedere, aspettate. No. Vedete qua bisogna. Andiamo di qua, no? Aspetta, scendiamo. Dove bisogna andare di qua, quindi dobbiamo usare questi due scabelli, perché se io faccio così, vedete? Non riesco perché qui sono troppo alto, no? E non è come in Super Mario Bros. Che potete saltare. Allora cosa bisogna fare? Comunque qualcuno non lo sa, aspetta. Poi ho dovuto prima ingegnarmi un po', poi no, riuscire a capire come lo fare qua. Dovete fare B e questo qua lo trasportate, infatti poi vi muovete, andate qua e fate B e lo mettete qua. È come una specie di copia e incolla, non lo so, lo chiamo così. Aspetta, saltiamoci sopra, ecco, e qui facciamo B e poi andiamo sopra questo. E questo sì, una volta che si sa è abbastanza facile. Questo qua è molto difficile, vedete che porca miseria. Ecco, no, questo qua ci sono uscito perché l'altra volta ero arrivato da qua e farlo dall'altra parte è più difficile. No, di qua si fa e poi bisogna studiarsi la tattica. Ah, sono tornati dal punto di prima. Che bene di tornare al punto. Bloccato poi alla fine se quando per esempio perdete, non lo so. Oh no. Vi dice quante stanze avete sbloccato, tipo io prima l'ultimo record erano 11, ne ho sbloccate 11 e ne ho preso sto gigante, sto goblin, cos'è? Aspettate, cerco di, adesso vi faccio correre qualche stanza. Ah, perso, bene, game over. 12 e 1, sono sbloccato 10 stanze, ecco. Game over, ho perso. Perché dopo un po' che non so quante rete ci sono, non lo dice. E vabbè, questo qua adesso. Facciamo ancora una partita. Faccio ancora una partita. E poi c'è la finale. La partita finale. No, faccio vedere poi la partita finale con Super Mario Bros. 2. Aspettate, ma andiamo avanti, tutta questa storia qua che ripete sempre. Ecco. Ah, vedete, allora ricominciamo. Passiamo di qua, vogliamo passare di la strada. Poi bisogna ricordarsi i percorsi dell'altra volta, in modo che così si è già più preparato. Ad esempio mi ricordo un po' certe strade, un pochetto. Quindi ho un po' di memoria. Bene, bene. No, di nuovo. Aspettate, riesco, vado da un'altra parte. Ah, ho bloccato una nuova stanza. Io non sono arrivato da qua, è strano. Qua bisogna andare a prendere quei due cubi lassù e poi scendere tutto un giro che bisogna fare, io non so come. Andare. E qua le palle di modo che ci deve muovere quella palla. Vedete, ho sbloccato 14. Adesso faccio vedere del record. Questo qua è un po' più difficile. E magari il Super Mario Bros. 2 è uno dei più belli. Di quelli che ho è il più bello. Reset. E poi tiriamo fuori la cassetta. Si tira su così e poi esce. Adesso vi faccio ancora vedere Super Mario Bros. 2. Facciamo l'ultima partita. Cioè secondo me è uno dei più belli che c'è. Cioè, sì. Allora, che è originale. Tra l'altro queste, ecco, mi spiego perché queste cassette costavano molto care rispetto a quelle di altri videogiochi, per esempio del videogioco del Atari, oppure del Commodore 64, uno ne approfittava, no? Perché sono questo marchio, Nintendo. Aspettate, lo prendo dall'altra.
marchio Nintendo, questo qua può fare già, c'è un costo, non permette sto marchio. E poi anche poi devono essere venivano importate, perché queste schede qua mica le facevano in Italia, le facevano in Giappone, no? Sì, aspettate, made in Japan, infatti in Giappone, non in Cina, made in Giappone. E comunque le facevano in Giappone ed erano delle memorie ROM che quei tempi erano molto care, poi adesso le hanno, cioè, tipo, se pensate un SSD alla fine usa un sistema del genere, ma molto migliorato, perché i sistemi SSD, cioè no, i sistemi di SSD fanno molto più memoria, qua fare qualche mega, ma neanche un mega, vuoi fare qualche kilobyte. Quindi comunque per questi giochi, vabbè, non vi sto a fare tutta la storia perché sennò questo video diventa lungo delle giornate, non vedo parlare per delle giornate, però allora la cosa che secondo me più vi interessa è la parte, quindi incominciamo. E cosa c'è? Ecco l'esatto, bisogna sempre fare l'esatto. Aspettate. Ecco. Era solo un errore perché non faceva bene il contatto la scheda adesso. Vi faccio vedere bene, allora aspettate, ho un joystick, è questo, aspettate, salta, aspettate, basso, ecco, fondo, però devo fare un po', volevo vincere, devo arrivare almeno al secondo mondo, voglio farvi vedere il secondo mondo, ok, adesso non devo perdere, devo pensare a non perdere vite, è bello che può volare, non prende nessuno, vediamo una rapa. Lo saltiamo un po'. Ecco, ora non vi faccio vedere il super salto. No, certo. Cioè, pratica adesso quello lì sarebbe tipo timido. Allora, facciamo un super salto qua. E qua si prepara. Oh, sono uscito! E dai ragazzi! Finalmente! Vedete qua l'abilità della principessa per volare è utilissimo, vedete? Vedete? Oh, prossima vita, vabbè, fa niente. Qua sono delle bombe. Dai, che sono al secondo. Sono quasi al secondo mondo, comunque sono andato veramente avanti. E voi non vi annoiate più perché. Aspettate, devo far così. No, dovrei farlo. Aspetta, tornando indietro. Qua non era quello giusto. Aspettate. Vedete che bisogna andare a questa porta. Porta. Se la tiro giù, ma è un'altra parte. Questa grafica. No. Mi ho perso. Questa grafica è bellissima, eh. Ah, sì. Aspettate, si può un po' continuare. E muoio, ah, tu. Ecco. No, ho saltato, devo saltare lì a parte, poi più si va avanti più diventa come tutti i videogiochi, più si va avanti per non essere anche noiosi, più si va avanti più diventa difficile, no? Ma forse bisogna farla arrampicare, quindi non lo so. Vediamo sta liana, come se arriva.
No, è un vicolo cieco, eh. Aspetta, devo salire un po'. Qua non si non capisco le strade che ci sono. Ah, forse sono saltare qua. Ah, ecco. E tanto ancora una volta la verità di Peach. Dobbiamo andare alla principessa. Ci viene. Ah, bisogna fare il super salto. No, è esplosa la bomba. Vabbè, game over. Comunque, avete visto anche il secondo mondo, si fa proprio intrigante e ce ne sono tantissimi, ce n'è un bel po' di mondi e si deve anche la grafica interessante, è proprio bello, è fatto bene. Poi ci sarebbe ancora quello dove si può usare questa pistola qua, aspettate. Si usa al posto del joystick qua. Però questo gioco qua non lo capisco bene, non è tanto interessante e non ve lo sto a far vedere. Comunque avete visto, questo video rimane abbastanza bello lungo, però avete visto, per farvi vedere, l'ho fatto un po' più lungo, per farvi vedere le prime partite e niente, tutto le partite, ecco. E vi saluto e niente, e bella ragazzi.